La speranza, che poi è legata al lavoro che si sta facendo, di arrivare all'iscrizione è sempre, insomma, viva, perché deve essere questo l'obiettivo. Tutte le energie sono concentrate proprio al raggiungimento di questo risultato. È chiaro che poi l'ottimismo è un po' inversamente proporzionale al tempo che scorre, che avanza, perché ovviamente ci sono delle tempistiche stringenti, c'è la consapevolezza del fatto che l'amministrazione giudiziaria sta comunque lavorando, insomma, ha sempre dimostrato disponibilità, sensibilità, sta ascoltando chiunque abbia manifesti un interesse, una volontà appunto di verificare le condizioni per entrare o attraverso una sponsorizzazione o attraverso l'acquisto delle quote. È la settimana decisiva, in realtà lo ripetiamo già da diverse settimane, quasi come un mantra, quasi come un invito assolutamente affinché chi abbia concretamente interesse, faccia delle proposte strutturate, perché siamo ormai nel momento in cui occorre chiudere. È stato sorpreso di vedere Spinelli rilevare la Vista Artena e creare una nuova società di serie D. No, sorpreso no, perché non avevo chissà quali aspettative, nel senso che c'era stata questa, anche da quello che ho letto e ascoltato anche da parte nel rapporto con l'amministrazione giudiziaria, questo interesse che però insomma è ancora un interesse generico, una sorta di verifica diciamo così preliminare che non è evidentemente arrivata a compimento. Se dovesse andare male lunedì, teme che il terreno possa essere messo in liquidazione. Ma non ci vogliamo assolutamente pensare, quindi viviamo, non dico la giornata, però quotidianamente con un obiettivo unico, cioè quello di individuare la soluzione della strada per l'iscrizione al prossimo campionato. Un pensiero ovviamente va ai tifosi, che ovviamente vivono come noi in questo momento una situazione di grande preoccupazione, di grande apprensione. Purtroppo c'è questo contrasto, no? Tra il sentimento forte portato dal tifo, dal legame con la nostra squadra, la preoccupazione per il futuro, con una situazione che evidentemente è segretata e protetta con numeri, dati che devono essere ovviamente preservati per poter arrivare prima possibile al risultato positivo, perché ogni, diciamo così, uscita un po' fuori dagli schemi o propagandistico oppure eccessivamente illusorio o altro, può essere inefficace o peggio, addirittura controproducente.